Arriva il Green Pass, aumentano i controlli, il prefetto di Campobasso Cappetta: serve prevenzione, non repressione. Il questore Conticchio: nei locali solo con il codice verde. Bambini attendono ore per ricevere la prima comunione, i cittadini di Longano chiedono la testa del parroco, lo rimuova se vuole che rientriamo in chiesa, dicono al vescovo, nostra inchiesta. Non investiamo per operare tagli ed esuberi, in esclusiva sul primo piano le prime parole di Stefano Petracca, presidente del fondo che ha rilevato il 90% delle azioni del Gemelli Molise. Coronavirus presente in 24 comuni del Molise, a Guglionesi 44 contagi, ieri nessun positivo, variante Delta, i sindaci di Montenero e Petacciato scrivono all'ASREM accelerare vaccinazioni per ventenni e trentenni. 5 giovani si perdono nel bosco ai piedi di Monte Patalecchia, salvati da un elicottero dei vigili del fuoco. E infine lo sport, Olimpiadi. Il coach molisano Andrea Capobianco ai quarti di finale del basket 3 contro 3, calcio, Campobasso a caccia di due attaccanti, uno potrebbe essere Cogliati, l'altro arriverà dal mercato, ore decisive per la conferma di Bontà. L'Isernia presenta Argano, sarà il preparatore di mister Pecoraro. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli. L'apertura è però dedicata al Green Pass, prossimo ad entrare in vigore. Con l'entrata in vigore del Green Pass aumenteranno i controlli. Tutto si risolve in via preventiva, non con la repressione, le parole del prefetto di Campobasso Francesco Cappetta, che abbiamo avvicinato questa mattina. Nei locali solo con la certificazione verde, il monito del questore del capoluogo di regione Giancarlo Conticchio. Sentite tutti i particolari dal servizio di apertura. Arriva il Green Pass e arrivano i controlli, che saranno intensificati su tutto il territorio nazionale, anche in Molise. Dal 6 agosto il passaporto verde, che si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione, rilasciato 15 giorni dopo la prima dose, è valido fino alla seconda, o dopo la seconda dose è valido 9 mesi. Con il certificato di guarigione, valido 6 mesi, e con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, sarà necessario per ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, bar, ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso. Necessari saranno dunque i controlli per verificare la validità e l'autenticità dei certificati, che i cittadini potranno mostrare sia in versione cartacea che digitale. I controlli saranno effettuati tramite l'app Verifica Covid-19 sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di Sogei. Per il prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta il problema si risolve in via preventiva e non con la repressione. Tutto cammina sulle gambe dei cittadini, guardate, le forze di polizia fanno quello che possono, però alla base dell'attività della polizia, delle forze di polizia, ci deve essere una norma chiara, che in questo caso non c'è, cioè ci vuole una legge, e quindi le forze di polizia devono comunque agire, ma in modo da contemperare anche la libertà dei cittadini. E quindi è proprio sui cittadini che pesa, diciamo, quest'onere, cioè quello di evitare il più possibile la propagazione del virus. Il mio appello è quello di mantenere le distanze, evitare il più possibile assembramenti e di osservare una condotta il più possibile compatibile con l'evitare di propagarsi ulteriore del virus. Anche per il questore il Green Pass porterà notevoli cambiamenti, ma servirà la piena collaborazione della cittadinanza. Nei locali, dice, solo con il certificato. Giancarlo Conticchio poi annuncia che l'attività di controllo verrà intensificata nel mese di agosto, in particolare sulla costa. Inizia un periodo caldo, non solo climatico. I servizi li stiamo mettendo in campo, oltre che la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie locali,
ma ancor di più quello che io chiedo è la responsabilità dei cittadini. A me piace divertirmi, io mi diverto, però facciamolo con responsabilità. Evitiamo di essere assembrati, di stare in assembramento affollati. Arriveranno altri momenti, quindi anche al mare, anche al Lido, anche nel momento di socialità. Rispettiamo le regole, poi adesso con il Green Pass le cose cambiano, cambieranno, la vaccinazione, le vaccinazioni stanno aumentando, quindi rispettiamo queste regole, ci servirà vivere in serenità. Non dobbiamo essere assoggettati ai controlli, dobbiamo partire dai noi stessi nell'andare nel locale se abbiamo il Green Pass. Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a fare quello che noi già dobbiamo fare in partenza. Andiamo a Longano, della vicenda ci siamo già occupati ieri, oggi l'abbiamo approfondita. Il prete non arriva, bambini di Longano non possono ricevere la prima comunione. Il parroco era in quarantena e non era stato sostituito. La municipale del paese ha prelevato un prete dalla parrocchia limitrofa per risolvere il problema. Nicola De Santis. 9 bambini ieri a Longano hanno atteso invano sul sagrato della Chiesa Madre l'arrivo del parroco per poter ricevere il sacramento della prima comunione. Alle 10:30, orario stabilito per la funzione, i ragazzi erano lì, vestiti di tutto punto, con le rispettive famiglie e gli amici. Doveva essere una giornata da ricordare per loro. Di sicuro ricorderanno per sempre la loro prima comunione, purtroppo però per motivi che nulla hanno a che vedere con la sfera spirituale. Il parroco di Longano, rientrato dal Burundi ad inizio settimana, in chiesa non si è presentato. Avrebbe infatti dovuto osservare, per legge, 10 giorni in quarantena. La preoccupazione dei genitori col trascorrere del tempo è divenuta rabbia, sino a quando la municipale, dopo quasi 2 ore, ha prelevato un altro parroco da una parrocchia limitrofa e lo ha condotto a Longano per la celebrazione della funzione religiosa. Il sindaco Cristian Sellecchi ai nostri microfoni prova a spiegare quanto accaduto. C'è stato un chiamiamolo così, disguido per quanto riguarda la celebrazione. Il parroco titolare non poteva celebrare perché in quarantena e quindi la curia ha inviato un sostituto, ovviamente con uno slittamento dei tempi rispetto all'orario previsto in precedenza. Certamente i genitori sono rimasti sorpresi innanzitutto, meravigliati e sicuramente la cosa non l'hanno digerita, non l'hanno presa bene perché, ripeto, erano tutti pronti in piazza e soprattutto i bambini. Per fortuna la giornata non era caldissima, però le immagini, insomma, dei bambini in attesa per oltre un'ora prima della celebrazione, insomma, non è stata sicuramente una piacevole mattinata per i genitori, però adesso stanno celebrando e quindi diciamo che, tra virgolette, per quanto riguarda l'aspetto appunto della celebrazione, la questione può dirsi risolta. Incredulità, rabbia, sgomento e sentimenti che albergano nei cittadini di Longano. Il vescovo rimuova immediatamente il parroco se vuole che rientriamo in chiesa. Questa la loro opinione. Sentite ancora Nicola De Santis. I cittadini di Longano, almeno quelli presenti domenica in chiesa, chiedono al vescovo di allontanare il parroco e minacciano di disertare la chiesa. L'amarezza maggiore è della catechista, che confessa di non aver mai assistito a nulla del genere nonostante i 35 anni di insegnamento ai bambini. Noi siamo sconvolti perché i bambini si sono trovati davanti a una situazione secondo me mai esistita nella storia della Chiesa, e questo per me è molto grave. Tra l'altro potrebbe avvisare almeno me, così non avremmo creato tutto il disagio ai bambini, tutto il disagio alle famiglie. E non è bello, come facciamo a dire ai bambini che devono venire a messa domenica prossima? Con quale animo possiamo dire una cosa del genere? Cioè, io sono stata a dire loro cosa è l'importanza della Chiesa, rispetto di tutta la gerarchia della Chiesa. Con questo non è che nego il rispetto per la gerarchia della Chiesa, ma certi elementi nella Chiesa portano solo disguidi, e questi disguidi vanno messi a posto, perché non va bene. Non mi si venga a dire che a Longano la gente non va messa. Dopo questa situazione chi ci andrebbe? È normale che i bambini della prima comunione restano 2 ore fuori ad aspettare che arrivi qualcuno per dire la messa per loro? Questa è una cosa sconveniente, e non diciamo poi che funziona tutto, non funziona per niente. E non è detto che questo significa per tutte le parrocchie, è questa parrocchia, perché io faccio la catechista pure ad altre parrocchie, questa cosa non l'ho mai vista, e faccio la catechista da 35 anni, non ho mai visto una cosa del genere, e ho visto tanti preti,
Quindi vuol dire che va corretta questa situazione e va vista anche subito, perché il popolo non può pagare. Parlo a nome di tutti i genitori dei bimbi che oggi avrebbero dovuto ricevere la prima comunione. Un giorno sentito e importante per loro. Posso dire che siamo profondamente delusi, tristi ovviamente, e la cosa ci tocca profondamente perché fatta da una persona che avrebbe dovuto dare l'esempio a questi bambini di rispetto delle regole e soprattutto di civiltà. E non so, io come posso l'indomani dire ai nostri bimbi andate in chiesa quando lui stesso li ha delusi? Che ricordo avranno di questo giorno? Lo dico con forte rammarico, è una situazione insostenibile, siamo, come vedete dai nostri visi, increduli ed è inaccettabile questo. Mi auguro che vengano presi i provvedimenti da chi di dovere. Io volevo ricordare al signor parroco che ci abbiamo in questa comunità che lui è rientrato dal Burundi lunedì, martedì, non so il giorno preciso, senza fare la quarantena. Ha fatto tutto con i bambini, con i genitori, cioè abbiamo la confessione, tutto. Non sappiamo se è positivo o è negativo. Questo ha messo in ginocchio un paese intero. Con tante restrizioni, che qua tamponi a destra e a sinistra, lui è venuto qua non sapendo se è positivo o è negativo. E questa è la cosa più grave. Guarda quanti genitori e bambini stiamo qua, aspettando il parroco che viene, dalle 10 stiamo qua, è mezzogiorno. Questo lo voglio dire alla curia, al signor Vescovo, che questo non lo vogliamo più a Longano noi. Penso che tutti non lo vogliono più questo parroco qua. Penso che sia giusto che non venga mai più. Non lo vogliamo più, capito? Non lo vogliamo più al signor Vescovo, eccellente. Questo qua se ne deve andare dalla nostra parrocchia, non lo vogliamo mai più, nemmeno se viene dopo che è negativo, non lo vogliamo più, perché non si comporta da un prete, non può fare una cosa di questa. L'amministrazione di Longano dovrebbe mettere i sigilli a tutte le chiese e dar modo di non accedere più a Longano, non lo vogliamo. Vogliamo essere liberi di avere un prete che ci rispetti e che onori il nostro paese. Ha messo in difficoltà un'intera popolazione, 9 bambini che dovevano fare la comunione e si sono ritrovati ad aspettare in mano l'arrivo del parroco che non è arrivato. Abbiamo atteso 2 ore ed è giunto per fortuna un nuovo parroco che finalmente ha celebrato le comunioni dei bambini e abbiamo risolto in questo modo. Cambiamo argomento, non investiamo con l'intento di operare tagli ed esuberi e l'impegno di Stefano Petracca, presidente del fondo Capital AG che sta trattando l'acquisizione del 90% delle quote di Gemelli Molise S.p.A. Il nuovo socio della Fondazione Policlinico che resterebbe detentrice del 10% e responsabile del coordinamento delle attività cliniche di ricerca, in un'intervista esclusiva a Primo Piano Molise ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali. A chi pensa che sia solo un'operazione di business, ha detto Petracca, rispondo che ci sarebbe davvero poco da speculare data la situazione della sanità regionale a tutti nota. Siamo esperti di investimenti, non vogliamo passare per benefattori, abbiamo condotto un'analisi e abbiamo calcolato rischi e possibili benefici e concluso che ci sono i margini per creare valore a lungo termine. Il nostro scopo, aggiunto, è creare continuità e puntare sulla qualità delle prestazioni. La collaborazione con la Fondazione Gemelli resta in questo senso strategica per noi e dunque la mission non cambierà. Con la società che ho fondato, ha concluso, abbiamo deciso di investire nella sanità in Italia e in particolare in zone dove vediamo opportunità e possibilità di avere un impatto positivo anche a livello economico sociale. Queste le parole Petracca, intervistato da Rita Iacobucci.
Ed ora gli ultimi dati sul coronavirus, l'ultimo bollettino emesso dall'azienda sanitaria regionale sul coronavirus, lo vediamo insieme, bollettino caratterizzato dal numero 0, 0 positivi, ovviamente tasso di positività 0%, 0 ricoveri, 0 decessi, ma anche 0 guariti, e così i casi attualmente positivi sono 123, le persone ricoverate al Cardarelli sono sempre una, c'è un paziente soltanto, e i soggetti in isolamento 2032. Ora la mappa del contagio, sì, perché il contagio, il virus è presente in 24 comuni, sono 44 i positivi a Guglionesi, 17 a Campobasso, 16 a Isernia, questi i territori più colpiti, 112 comuni invece sono Covid free, il monitoraggio è riferito alla giornata di ieri, dunque questo è l'ultimo aggiornamento. E la diffusione della variante Delta tra le generazioni più giovani desta allarme soprattutto considerando il mese di agosto e Ferragosto, periodi in cui le presenze sono decisamente superiori alla norma. I sindaci di Petacciato e Montenero di Bisaccia, Roberto Di Pardo e Simona Contucci, hanno inviato all'ASREM una richiesta ufficiale per accelerare le vaccinazioni anti-Covid alle fasce di età di 20 e 30 anni. Purtroppo, scrivono i primi cittadini, le vaccinazioni previste per le fasce d'età 20-30 anni nei nostri comuni vanno molto a rilento. Ci rendiamo conto della necessità di mettere in sicurezza i cittadini over 50, specie con la diffusione della Delta, procedendo all'immunizzazione attraverso la somministrazione della seconda dose, ma i nostri paesi, che sono a ridosso dell'Abruzzo, stanno pagando più di altri lo scotto dei contagi fra i più giovani. A Montenero, dice Contucci, ad esempio, dal mese di giugno sono scoppiati un paio di cluster che in molti casi hanno determinato disdette da parte dei turisti che avevano prenotato presso le nostre strutture ricettive presenti sul territorio. Dunque i sindaci chiedono all'ASREM di intervenire prontamente. Ed oggi primo giorno del centro vaccinale della equip del Veneziale all'auditorium di Isernia. L'equip del Veneziale si è spostato all'auditorium di Isernia, il passaggio di consegna, dove prima c'erano l'equip dei carabinieri, il passaggio di consegna è avvenuto senza alcun intoppo e la campagna anti-Covid prosegue a gonfie vele. La media, fanno sapere dall'auditorium, è di 100 vaccinazioni ogni ora. Cambiamo argomento, hanno giurato fedeltà allo Stato e all'arma, sono i 87 allievi della scuola di polizia Giulio Rivera di Campobasso, questa mattina alla cerimonia con la presenza del questore Conticchio e del prefetto Cappetta. Per noi c'era Andrea Verto, lo sentite. Allievi agenti del 212° corso, lo giurate voi? Una cerimonia riservata per via del Covid, ma non meno emozionante per gli 87 allievi di polizia della scuola Giulio Rivera di Campobasso che oggi hanno preso parte alla cerimonia di giuramento. 62 uomini e 25 donne che indosseranno da ora in poi la divisa che rappresenta lo Stato con fierezza e coraggio. Provenienti da più regioni d'Italia, gli allievi del 212° corso hanno saputo affrontare le varie fasi della formazione, seguita con accortezza dal direttore della scuola, la Valeria Moffa. La Polizia di Stato è una forza di polizia straordinaria perché ha la capacità di adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti del tempo. Pertanto effettivamente noi oggi celebriamo quest'anno il 40° anniversario dell'entrata in vigore della legge 121 che ha completamente rimodulato l'istituzione Polizia di Stato e anche nella formazione. Pertanto, come diceva il signor Questore, noi ci siamo adeguati. La nostra formazione, a parte per quelle che sono le materie prettamente pratiche, però è stata fortemente illuminata anche su tutta l'evoluzione dell'attenzione a tutti quelli che sono anche purtroppo i nuovi crimini, quindi una preparazione per quanto riguarda l'attività investigativa contro i crimini cyber, un'attività attentissima e anche per quelle che sono i crimini
di violenza di genere. Effettivamente bisogna riconoscere, non perché io sia il direttore di una scuola della Polizia di Stato, che la Polizia di Stato è effettivamente una delle forze di polizia assolutamente attenta a tutto ciò che ci circonda. Cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni si perdono nel bosco ai piedi di Monte Patalecchia, sono stati recuperati tramite elicottero di Vigili del Fuoco, Drago 54 di Pescara. È successo ieri pomeriggio, i ragazzi al ritorno per scendere dal monte più rapidamente si sono infiltrati nel bosco, si sono ritrovati in un ambiente impervio, bloccati su un forte pendio. Fortunatamente sono riusciti a chiedere aiuto tramite un cellulare al numero di soccorso 112, che ha smistato la chiamata ai Vigili del Fuoco. Dalla sede centrale di Isernia è partita una squadra che ha prontamente geolocalizzato i ragazzi tramite l'utenza telefonica con un apposito applicativo in uso ai Vigili del Fuoco, e contemporaneamente è stato richiesto il velivolo dall'elinucleo di Pescara. La comitiva è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco e sono stati tutti e cinque recuperati sani e salvi tramite l'elicottero. State vedendo le operazioni di soccorso. Ed ora andiamo a Boiano, degrado e incuria in alcune zone, particolarmente preoccupanti le condizioni del fiume e delle casette di legno che ospitavano il polo scolastico. Sentite tutti i particolari da Nicola De Santis. Sono pervenute in redazione diverse segnalazioni da parte di cittadini boianesi relativi allo stato di incuria di alcuni luoghi della cittadina, su cui l'amministrazione comunale dovrebbe intervenire con celerità, non solo per il decoro urbano, quanto piuttosto per la sicurezza dei cittadini stessi. Ad iniziare dal fiume Calderari, che sebbene oggetto di attenzione e di iniziative di corretta gestione, sembra invece essere stato abbandonato a se stesso. Manca la manutenzione nel letto del fiume, con la vegetazione spontanea che ha invaso l'alveo, causando problematiche anche in ordine alla salubrità della zona, con gli insetti che proliferano. Altra segnalazione giunta in relazione è quella relativa alle casette in legno di località Terre Longhe, fortemente volute dall'allora sindaco Roberto Colalillo a seguito del devastante terremoto del 2002 che decretò l'assenza di agibilità delle scuole boianesi. L'amministrazione, col sostegno della Regione Molise, costruì un plesso scolastico che ha garantito la sicurezza agli alunni e a tutto il personale docente. Fino a pochi anni fa le scuole sono state attive e la struttura ha funzionato regolarmente. Invece, dai sopralluoghi effettuati dopo le segnalazioni che ci sono pervenute, ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo poco edificante. Infatti tutte le strutture sono danneggiate irrimediabilmente, oggetto di incuria e degrado, risultano pericolanti a causa dei tetti completamente divelti e pericolose per i minori, i quali hanno libero accesso all'interno dell'area. Si tratta di un patrimonio pubblico che andrebbe riqualificato anche per creare strutture oggi carenti per le giovani generazioni. Seduta di laurea oggi alle 15.30 all'Università del Molise, in cui verranno proclamati i primi 10 dottori in ingegneria medica del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute Vincenzo Tiberio, per la maggior parte provenienti dal Molise ma anche da Puglia, Campania e Lombardia. I laureandi esporranno le loro tesi che affrontano e abbracciano tematiche che spaziano dall'analisi computazionale nella predizione di metastasi epatiche, da neoplasia del colon retto alla progettazione di reti neurali. I nostri 10 laureati spiegano dall'Unimol sono dunque la dimostrazione diretta dell'efficacia dell'interdisciplinarità applicata alla ricerca e soluzioni di problemi. Ed ora parliamo della riforma della giustizia, perché il camper di Lega Giovani ha fatto tappa a Termoli per promuovere il referendum. C'eravamo anche noi, tutti i particolari li ascoltiamo dal contributo. Sentite. Continua l'impegno della Lega nella campagna referendaria per riformare la giustizia. In Molise il Carroccio è molto attivo grazie all'impegno del coordinatore regionale della campagna, l'avvocato Michele Marone, che sul lungomare nord ha accolto il camper di Lega Giovani con a bordo l'onorevole Luca Toccalini e la deputata europea eletta nel nord-ovest Isabella Tovaglieri.
altri 6 quesiti referendari che oggi magari non riguardano le nuove generazioni, ma che purtroppo in futuro potrebbero coinvolgerli sia attivamente che passivamente. C'è una grandissima risposta anche su questo territorio. Tanti ragazzi presenti anche oggi qui al Gazebo non solo vogliono parlare di giustizia, ma anche di scuola, università, lavoro e di tutte quelle tematiche che purtroppo hanno sofferto nell'ultimo anno e mezzo di pandemia. Noi siamo un partito che realmente è dalla parte dei giovani, realmente dalla parte dei ragazzi e dei ragazzi, e con questo Touring Camper che ci ha già accompagnato in 16 regioni e concluderemo nei prossimi giorni, abbiamo ascoltato migliaia di ragazzi per portare le loro stanze poi in Parlamento. Sono qui a Termoli per sostenere questa campagna referendaria che non è altro che una battaglia di civiltà. La Lega vuole fare in modo che la riforma della giustizia sia una riforma strutturale e non all'acqua di rosa. D'altra parte, che dobbiamo rendere il nostro sistema giudiziario più efficiente, ce lo chiede l'Europa ed è una condizione per erogare i fondi del Recovery Fund, molti dei quali, la gran parte, destinati al Sud. Quindi dobbiamo rispettare queste condizioni rigorose anche per dare una giustizia equa ai nostri cittadini, non solo dal punto di vista penale ma anche dal punto di vista civile. 6 i quesiti referendari, 16 su 20 le regioni visitate, migliaia i giovani che si sono recati nei Gazebo, in Molise. C'è una risposta straordinaria, c'è una voglia profonda dei cittadini di cambiare questa giustizia, di restituire una giustizia più giusta e più autorevole e mai più casi Palamara. In Molise siamo già intorno alle 1500 firme, per cui siamo già a circa il 40% del budget nazionale che ci è stato assegnato, e questo solo a 3 settimane dall'inizio. Tanta gente, tanta entusiasmo, ecco, e stiamo sensibilizzando i ragazzi sul tema della giustizia, perché è un tema fondamentale per cambiare questo paese. Andiamo ad Agnone, inaugurata la mostra del costume contadino della Ndocciata. Sarà possibile osservare l'esposizione di oggetti antichi tutti i giorni dalle 11 alle 13, nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell'ex chiesa di Sant'Antonillo, una collezione che riunisce cimeli di famiglia messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d'arredo. La raccolta è un vero e proprio biglietto per un viaggio indietro nel tempo alla scoperta del mondo contadino di fine 800 e permette al visitatore di entrare in contatto con gli usi, le tradizioni e i costumi di un tempo. State vedendo le immagini che si riferiscono alla inaugurazione. L'amministrazione comunale di Montecilfone ancora una volta sugli scudi con la giunta Manes, che ha ottenuto dal Codacons nazionale un premio per l'impegno profuso a sostegno degli anziani. Guardate questo video. Si dice che soltanto quando rischi di perdere tutto capisci il valore delle cose che ti circondano. Adesso abbiamo capito che viviamo in un posto speciale. Un posto fatto di borghi incantati, di paesi sospesi nel tempo, di boschi infiniti, di colline dolci, verdissime, di laghi di cristallo. Pensaci un attimo, se te lo raccontassero, ci crederesti? Crederesti che esiste una terra fitta di castelli e manieri, e torri, e chiese, e luoghi d'arte, oltre ogni immaginazione? Migliaia e migliaia di tesori dell'umanità. Un patrimonio culturale immenso, sopravvissuto fino a oggi, nonostante guerre, crisi e pandemie. Adesso abbiamo capito che storia, musica, architettura, tutte le arti, connesse e intrecciate, si incontrano in questo angolo di mondo. Un groviglio di storie, tradizioni e leggende che forma le nostre origini, che scorre nelle nostre vene. Su una collina nelle vicinanze della costa e del fiume Biferno è adagiato il borgo di Montecilfone, una gemma immersa in uno scenario di natura incontaminata, con una meravigliosa vista sul mare e sulle vicine montagne abruzzesi. In questo luogo dove il tempo rallenta, tempio di biodiversità e regno fiabesco insieme, il valore dell'aiuto reciproco non si è perso per strada. A dimostrarlo, in piena emergenza Covid, i servizi che hanno garantito ad anziani e bisognosi
spesa, farmaci, addirittura legna per scaldarsi. Un rispetto per la natura tanto grande da comprendere chi quella natura la abita. È questo il messaggio di Montecilfone, un richiamo ai valori essenziali della vita e ai diritti di ogni uomo o donna, per cui il borgo merita in pieno il nostro sostegno e anche il premio Nuova Gioventù Digitale. Sostieni anche tu le piccole realtà locali. Tuteliamo insieme le eccellenze, le tradizioni e l'identità del nostro paese. Diamo valore ai piccoli comuni italiani. Diamo valore alla nostra terra. L'arte circense a scuola come strumento di sostegno alla didattica e all'educazione motoria. Esperimento pienamente riuscito alla Giovanni XXIII di Isernia. Il progetto ce lo presenta Nicola De Santis. Sentite. Alcuni bambini della Giovanni XXIII hanno aderito al progetto di piccolo circo nato dalla mente del professor Francesco Boschi. Il progetto si ispira alla tradizione circense ed ha come obiettivo quello di creare un percorso diverso di attività motorie, rivolto ai bambini della fascia primaria, attraverso una rivisitazione ed un adattamento delle singole discipline, alle quali vengono sottratti gli elementi di particolare rischio, conservando comunque le caratteristiche di creatività, fantasia, disciplina ed impegno tipiche del mondo circense. Nel piccolo circo divengono quindi fondamentali l'inclusione, l'approccio ludico, l'accettazione della minima componente di rischio ed in egual misura dell'errore. La varietà degli strumenti utilizzati consente al bambino di poter scegliere su quale disciplina focalizzare maggiormente l'attenzione, senza trascurare la parte motoria. Finanche la riproposizione del personaggio del clown stimola nell'alunno le capacità di saper ridere e di saper far ridere, iniziando ad utilizzare l'ironia per decifrare la realtà. In un climax emotivo ascendente, i bambini hanno migliorato l'intesa tra loro, si sono divertiti ed hanno affinato le varie tecniche, sino a giungere alla festa finale che ha rappresentato un'esplosione di vitalità. L'auspicio è che il progetto divenga stabile, potendo contare sulla professionalità di un docente d'eccezione. È un progetto di attività motoria nuovo, innovativo, seppur con un'ispirazione molto antica, cioè si collega alla tradizione circense e ad altri progetti nati in Italia e in Europa nell'ultimo decennio, che hanno la caratteristica e danno la possibilità ai bambini di avvicinarsi alle discipline circensi. Ovviamente una disciplina sicura, riadattata, rimodulata, levando i rischi, ma estremamente interessante poiché inclusiva, permette a tutti di partecipare, estremamente fantasiosa e soprattutto su base ludica, che valorizza l'aspetto della combinazione della fantasia motoria. È estremamente difficile poiché gli esercizi circensi comunque necessitano di una grande disciplina, una grande volontà, ma anche di una grande leggerezza, per cui l'elemento circense, la figura del clown, la enorme possibilità e scelta dei diversi attrezzi che proponiamo rende facile l'esplorazione e la scelta per ognuno del proprio strumento da approfondire. In questa occasione voglio ringraziare, vi voglio parlare del progetto appena terminato alla San Leucio Giovanni XXIII, al plesso della San Leucio, rivolto ai bambini della primaria, e devo dire che è stata veramente una festa, una bellissima occasione per riappropriarci degli spazi, della libertà, della possibilità di muoverci e di gioire insieme, di fare gruppo. Quindi magari l'auspicio potrebbe essere quello di creare un progetto più lungo, stabile nel mondo della scuola, poiché abbiamo bisogno anche di questo, abbiamo bisogno di tutte le discipline sportive, ma abbiamo bisogno probabilmente anche di questo. Agricoltori molisani vessati da una emergenza che ha raggiunto livelli non più tollerabili. Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti Molise, torna a denunciare la drammaticità della situazione dettata dai danni provocati
dalla fauna selvatica, focalizzando l'attenzione sui lupi e i danni che questa specie sta provocando agli allevamenti. Non bastavano i cinghiali, afferma, il loro supporto arrivano anche i lupi, che nel corso del 2020 hanno predato centinaia di capi, in particolare puledri, capi bovini ed ovi caprini. È necessario e urgente, avverte il delegato confederale Giuseppe Spinelli, intervenire su una questione che non, che se non gestita renderà impossibile l'allevamento allo stato brado. La situazione, spiega, è molto più grave di quanto non si pensi. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per martedì 27 luglio sul Molise: cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli dei quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 24, massima 35, Isernia minima 21, massima 36, Termoli minima 25, massima 30, Venafro minima 22, massima 33 gradi. Bene, tutto per questa edizione, le nostre informazioni torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlanti. Ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, poi c'è la pagina sportiva, un'ampia pagina sportiva, tra poco. Lo sport, le Olimpiadi, arrivano due sconfitte nella terza giornata di competizione per l'Italbasket, 3 contro 3 di Coach Capobianco contro il Giappone. Le azzurre giocano la loro più brutta gara del torneo, cedendo per 22-10. Va molto meglio invece in occasione del confronto con gli Stati Uniti, che le azzurre tengono a soli 17 punti, come aveva già fatto la Francia, ma contro cui mettono a segno 13 punti, erano stati 10 quelle delle transalpine. In virtù di questi risultati le azzurre sono già matematicamente ai quarti di finale, mentre domani chiuderanno alle 10.25, ora italiana, con la Russia, poi nel pomeriggio i quarti di finale. Domani peraltro sarà la volta anche della gara sul tatami della judoka isernina Maria Centracchio nei meno 63 kg. Parliamo ora di calcio, calcio di Lega Pro, perché il Campobasso continua ad allenarsi al Romagnoli e continua a sondare il mercato a caccia di due attaccanti. Uno dei due potrebbe essere Pietro Cogliati, che starebbe vicino a rinnovare con il club di Mario Gesuè. Rinnovo vicino anche per Francesco Bontà, se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore. L'altro attaccante invece dovrà arrivare gioco forza dal mercato. Ci sta lavorando il direttore sportivo Stefano De Angelis, che ha diversi nomi scritti sul suo taccuino. Acquisti importanti dunque che ancora devono essere raggiunti dal Campobasso, che tuttavia continua ad allenarsi. Ricordiamo che alla vigilia di Ferragosto ci sarà l'esordio in Coppa Italia. E a proposito del Campobasso, domani probabilmente la società incontrerà la stampa per fare un po' il punto della situazione di questa prima fase di ritiro precampionato, ma la notizia non è ancora ufficiale, staremo a vedere. Dunque, dalla Lega Pro all'eccellenza, andiamo ad Isernia, perché l'Isernia San Leucio ha presentato il nuovo tecnico Pecoraro, ha presentato anche il nuovo preparatore atletico, si tratta di Filippo Argano, che a Isernia ha vinto molti campionati. Isernino acquisito, collaborerà con Pecoraro, toccherà a lui inserire la benzina nel motore della macchina bianco-celeste. L'intervista che sentirete è stata realizzata da Pietro Ranieri, che l'ha detto stampa dell'Isernia, sentite. Filippo Argano, nuovo preparatore atletico della città di Isernia San Leucio Roccasicura, si ritorna a Isernia per riportare, si spera, questa società alla categoria che le compete. Sì, innanzitutto prima voglio ringraziare il presidente e il direttore, che mi hanno fortemente voluto.
Per me è sempre un piacere ritornare a casa perché io abito qui a Isernia, l'ho allenata tanti anni e alcuni sono stati meravigliosi con le vittorie di un paio di campionati, quindi so la gente quanto tiene a questa squadra e che voglia che ha di tornare a vincere, insomma. Una società e una tifoseria, come diceva anche il mister, che è particolarmente calda, particolarmente in attesa di risultati che purtroppo l'ultima stagione non sono arrivati, ma che si spera arriveranno. Allora, vincere non è mai facile, questa sembra una fase fatta, ma è così, è proprio la realtà. E adesso collaborerò con un mister, insomma, molto preparato e insieme allo staff e tutta la società cercheremo con il lavoro di trarre il massimo dai calciatori e di dare la soddisfazione alla gente, insomma, a questa città che lo merita. Avete già fatto una prima chiacchierata, riunione esplorativa con la rosa dei giocatori, come li ha trovati in forma? No, ancora adesso, insomma, il discorso della rosa deve essere ampliato chiaramente dalla società, dal mister, però i giocatori che stavano l'anno scorso, insomma, diciamo che tutti i calciatori sono quasi dei professionisti, quindi quelli che stanno qua, quindi non dovrebbero, cioè, al ritorno, insomma, al ritrovo del ritiro, insomma, penso si facciano trovare pronti, insomma. Insomma, ci sarà da fare un po' di lavoro, ma non così tanto alla Sì, fine. no, il lavoro c'è da fare sempre, su quello fondiamo tutta la stagione, cioè in campo si deve pedalare, si devono fare, si deve seguire i dettami del mister e soltanto così, tutti remando nella stessa direzione, si possono ottenere i risultati sperati. Accordo Neuromed Campobasso, ne abbiamo parlato in maniera molto ampia. Ebbene, oggi ascoltiamo qual è l'opinione del professor Germano Guerra, intervistato per noi da Franco Presutti. Sentite. Professor Guerra, presentato questo progetto che vede, credo per la prima volta, non solo qui in Molise, una società di calcio e l'Università degli Studi del Molise con Neuromed. Sì, ovviamente due istituzioni di ricerca, una di formazione anche come siamo noi, ma in realtà Neuromed fa anche formazione sia pure attraverso accordi di programma con altre istituzioni, e una società di calcio, è un progetto fortemente sfidante. In genere naturalmente l'aspetto tecnico tende a prevaricare anche l'aspetto sanitario, non perché non venga seguito, ma perché in realtà presuppone un impegno notevole. Il Campobasso da questo punto di vista si è fatto apripista di una modalità che, come il Rettore ha avuto modo di dire, probabilmente verrà in qualche modo mutuata, non dico copiata, ma sicuramente farà, come dicevo, da apripista per altre iniziative del genere. Una presentazione che viene subito dopo, insomma, l'onda di entusiasmo per questa tanto attesa promozione in Serie C. Assolutamente sì, e ovviamente tornare al calcio professionistico per una realtà che lo ha vissuto a pieno titolo come la realtà di Campobasso è chiaramente dal punto di vista sportivo estremamente entusiasmante. Ovviamente questo è quindi il momento più opportuno per fare progetti sfidanti come questo, in cui la tutela della salute, la tutela degli atleti, il monitoraggio degli atleti, nell'ambito di un'attività agonistica come quella professionistica è estremamente impegnativa, è davvero molto molto importante. Ecco, professore, credo che rispetto a qualche anno fa sia migliorata anche la situazione e anche la sensibilità verso certe tematiche. Assolutamente sì, devo dire che mentre prima la ricerca della idoneità allo sport era quasi sempre la ricerca di un pezzo di carta con una firma che consentisse di fare l'attività già ai livelli amatoriali, oggi invece noi abbiamo sollecitazioni già dai livelli amatoriali di un monitoraggio sanitario molto attento, che chiaramente poi nel professionista diventa più che attento. Io nella mia attività ordinaria chiaramente vedo sia professionisti che dilettanti, sia giovani che più adulti, ma la sensibilità verso la tutela della salute sta diventando più alta in tutti. Chiudiamo parlando di futsal, nuova conferma in seno allo Sporting Venafro. Per il team bianco-nero arriva anche il sesto elemento dell'organico. Si tratta dello spagnolo Alvaro Diez Garcia, che si unisce agli altri confermati, l'argentino Offidani e i portieri Marino e De Alescandris, nonché il nuovo innesto Caddeo ed il ritorno di Dalla Cort. Tra i pali, dunque, acquisto di spessore per lo Sporting Venafro del presidente Primavera. Bene, è tutto con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.